ora in realtà non ci abbiamo pensato perché dipenderebbe sempre dal progetto, per cui adesso vediamo come va questo e poi se ci verrà qualche idea di film, penseremo dove collocarlo, dipende sempre da cosa si ha in mente. Volevo chiedere a Cesena notizie di sensualità a corte. È un fuori contesto. Niente, inizierò a lavorarci dopo questo film qua. Adesso c'è questo film che, come dire, fino a quando non sarà uscito, non avrà preso la, come dire. Scusa la domanda, ma non ti vedo tutti i Ah, giorni. no, certo. Però diciamo un progetto che viene dopo questo film qua, per essere tutti quanti belli con l'occhio. Su questo film aspettiamo l'uscita il 19 con grande curiosità. Mia madre? Quale madre? Quella biologica, quella di finzione? No, questa è la prima volta in cui del film sarebbe state chiedendomi di questo film qua, è la prima volta in vita mia in cui realmente non arrivo a casa mia con il DVD e chiedo parere ai miei, perché sono i primi giudici delle cose che faccio, perché non mi hanno dato il DVD loro, il motivo per questo. Però ma credo che le piacerebbe molto, credo che sarebbe molto nelle sue corde, sia di quella biologica, ma in fondo anche di quella non biologica. Si incazzerebbe un po', però voglio dire, poi alla fine abbozzerebbe. E se non ci sono altre domande, volevo farne una io finale a Paolo Guerra, che è il compagno storico, insomma, del percorso di Aldo Giovanni e Giacomo, loro produttore di sempre. E riallacciandomi alle un paio di domande fatte prima sull'evoluzione dei loro caratteri, della loro comicità, e ecco, avere da lui uno sguardo oggettivo esterno e interno al tempo stesso di questa evoluzione, cioè come sono cambiati, se sono cambiati, oppure se uno standoci vicino poi non si accorge dei cambiamenti, come spesso succede quando ci guardiamo allo specchio. Devo dire che da 20 anni, 22 che stiamo assieme, non sono cambiate assolutamente. L'unica cosa che è cambiata un tantino, anzi enormemente, negli ultimi 6 mesi, come direi, è la mia collocazione nel mondo. Oggi vivo con 3 figli, una moglie, 2 cani, un gatto, in un appartamento in affitto nella periferia di Modena, dopo aver venduto la casa per finanziare questo progetto con grossi sforzi di post-produzione. Mente comunque. Va bene, se non ci sono altre domande vi ringrazio. Grazie, grazie.